sul tema della famiglia, che è uno degli impegni che ci siamo presi in campagna elettorale alle elezioni politiche, beh, insomma, nella manovra economica sono stati stanziati 1,5 miliardi con l'indennità rafforzata sul congedo parentale, l'aumento per l'assegno unico, la riduzione dell'IVA al 5% per i prodotti dell'infanzia, via genitore 1, genitore 2, ma torna mamma e papà, questa è una bellissima notizia, e tanti altri provvedimenti che vanno nella direzione della tutela della famiglia. Adesso abbiamo le elezioni regionali in Lombardia il 12 e 13 di febbraio, l'invito ovviamente è quello di votare la Lega, di votare per il modello lombardo, e anche perché insomma siamo partiti adesso con l'autonomia e più la Lega è forte sul territorio e più la strada per l'autonomia si fa più breve. Quindi mi raccomando, tutti al voto. Abbiamo apprezzato molto la sua, e apprezziamo giornalmente la sua battaglia per i valori etici, i valori che noi come formazione cattolica chiaramente promuoviamo. Sì, sono tanti anni che ci battiamo per questi valori. Io sono stato in Regione Lombardia consigliere per tanti anni, con voi ho fatto spesso e volentieri degli incontri, dei convegni, ci siamo sempre battuti per tenere lontana l'ideologia gender dalle scuole, per difendere i valori della famiglia tradizionale, perché i diritti sono sacrosanti per tutti, però questo non deve mettere in discussione la famiglia, che è il nucleo naturale della nostra società, e quindi di conseguenza bisogna battersi per questo senza paura, con determinazione, perché è in ballo il destino e il nostro futuro. Grazie senatore Romeo e buon lavoro. Grazie a voi.